C'è la sigla del ministro della difesa Roberta Pinotti sulla cessione dell'area militare a Cadimare che passa così al comune della Spezia e ai cittadini della Borgata. Il protocollo d'intesa è stato firmato stamani e interessa un'area di 2.500 metri quadri utilizzata sino ad oggi dall'aeronautica e che comprende anche l'edificio della ex lavanderia. Un ulteriore passaggio di un percorso che in questi anni abbiamo vissuto insieme con il sindaco Federici e che ha visto via via una serie di esigenze che l'amministrazione comunale sottolineava e che potevano avere nei beni della difesa una risposta, accordi successivi. Siamo partiti dagli spazi per l'università, l'ospedale Falcomatà, poi abbiamo lavorato su Marola, abbiamo i laboratori universitari all'interno dell'arsenale, oggi abbiamo l'utilizzo duale dello stadio Montagna e oggi abbiamo il passaggio al comune di una parte importante di palazzine di Cadimare, di un insediamento che abbiamo dell'aeronautica, palazzine non più utilizzate dalla difesa ma che invece potranno essere molto utili per le associazioni del comune per una serie di attività che poi il comune deciderà. Nel protocollo anche aree già da 20 anni utilizzate dal comune che diventeranno definitivamente proprietà comunale. Ieri anche la firma tra comune e difesa servizi per l'utilizzo in locazione di 5.000 metri quadri nel borgo di Marola, con la possibilità di accedere a un'area di fronte a mare all'interno della base militare. Diciamo che la questione di Marola ha anche altri risvolti, perché Marola non ha dall'Ottocento ha avuto un rapporto pieno con il proprio mare, con il mare che è lì davanti. Non è del tutto risolto questo tema ovviamente, però è stato fatto un passo gigantesco con la messa a disposizione di un'area enorme, grandissima, che adesso noi potremo iniziare, proprio dopo questa mattinata, potremo iniziare a riqualificare, rendendola disponibile per tutto quanto il quartiere, ovviamente, tutto quanto il borgo di Marola, però poi più in generale per la città. Per consentire questi passaggi, l'Agenzia del Demanio ha fatto leva su federalismo demaniale e baratto amministrativo. Useremo due strumenti, il federalismo demaniale per trasferire l'area verde e il parcheggio al comune in modo gratuito. Poi invece la parte che è a mare, che è ancora di interesse del Ministero della Difesa, verrà trasferita al Comune in cambio di lavori su dei fabbricati di interesse militare, quindi una sorta di baratto amministrativo, quindi federalismo demaniale, baratto amministrativo al servizio della comunità di La Spezia. La cessione di queste aree è un ulteriore tassello che completa un quadro che ha coinvolto il comune della Spezia. In Italia sono 730 i beni che sono passati dal demanio ai comuni.